famo le cose serie. Bentornati Well Over. Ah no, questa è la tua. Bentornati Well Over. Signori, oggi Perugia, il capoluogo dell'Umbria, patria del cioccolato, della perugina, dell'Euro Chocolate. Il bacio perugina. Il bacio perugina, ragazzi. Chi non l'ha mangiato mai? Chi di voi non conosce il bacio perugina? E è nato qualcuno di famoso qui a Perugia? Scriveteci sotto nei commenti chi è nato famoso a Perugia, chi è il personaggio più iconico di Perugia, ce lo scrivete sotto nei commenti. Che è difficilissimo. Questa è tosta. Perugia è la città di... Allora ragazzi, però, bando le ciance. Mo va bene la cioccolata, va bene tutto. Va bene tutto. Io sai da dove vengo, no? Bella l'Umbria, belli posti, bella la gente, bello tutto. Allora, io c'ho bisogno di una carbonara. Ce l'ho. Ce l'ho. Carbonara ignorantissima. Ah, oh, se la metti. Puoi arrivare là solo col camion. Dai, eh. E rende tutto. Se la metti su sto piano, me posso fidare. Una cosa sola mi dispiace. Che non c'è, che lo, non chef. C'è lo chef. Però aspetta, perché al momento non c'è lo chef, ma potrebbe apparire magicamente come dal cilindro. Andiamo a vedere sta io cosa. Ho fame. Io pure mi è venuta fame, io vorrei andare a vedere sta no, cosa. Mo. No, ma dai. Allora, ma avevi chiesto una trattoria ignorante? Ma avevi chiesto la carbonara? Da fuori mi sembra ignorante di quelle che piacciono a me. Molto che avete dentro però. Allora, ti dico solo una cosa. Il proprietario è di Roma. Ciao ragazzi a tutti quanti, sono venuti qui a trovarmi questi amici che io non conoscevo. Mi hanno chiamato stamattina, dice Bonno, veniamo a mangiare la carbonara seria a Perugia. Noi modestamente la facciamo, non dico bene ma benissimo. Ragazzi, tutta Perugia dice che questa è la carbonara più buona di Perugia. Andiamo a vedere? Andiamo. Andiamo a vedere. Ci siamo accomodati. Allora, il tovaglietta mi piace tantissimo, Roma antica con la lupa, il Colosseo, Bocca della Verità. Ragazzi, sembra di stare a Trastevere, sembra di stare a Roma. Invece siamo a Perugia, Ponte San Giovanni. Allora, ti dico la verità, siamo partiti bene. Il posto mi piace, è bello ignorante, sembra una di quelle trattorie famose dei camionisti dello chef Rubio. Certo, mi porto un quartino, mi porto mezzo litro. Dico vabbè. Un quartino ci facciamo antipasto. Ci facciamo l'aperitivo, a parte quello, anche il discorso qualitativo, dico, vediamo un attimino cosa offre la carta. Chiaramente non c'è una carta dei vini perché siamo in. Cioè, la difficoltà del posto è questa, è l'ignoranza. E allora ecco. L'unico vino che pochino mi ha interessato è un Sauvignon, ma ce lo facciamo andare bene, come oggi è caldissimo. Ci adattiamo. Il vino rosso non mi andava. Antipastino, abbiamo preso un po' di salumi, supplì, robina tipica, c'è una cosina fresca. Supplì, ovviamente, trattoria romana, non potevamo mai esimerci, come dico io, dal prendere due supplì, anche perché voglio dire se sto supplì al telefono. E poi abbiamo scelto la carbonara, due affettati misti, il vinello l'ha scelto il buon Lorenzo. Oh, regà, promette bene. Ma fa un brindisino. Cin. Anche allo chef? Anche allo chef che manca oggi. Ragazzi, se non venite qui, siete matti. Siete matti. E saluto a Cecco pure. Un grazie, saluto a Cecco. Allora, ci hanno portato l'antipasto. E direi che i supplì. Questi ragazzi tanta roba. Tanta roba. Questi vedo tanta roba. Senti roba. Quanto pesano. Io vorrei iniziare da capire se questi sono supplì al telefono quelli veri. Vediamo se squilla. Vediamo se squilla. Portacci cocio, no? Dai, ci sta però, dai. C'è la mozzarella tirata un po', dai. Ah, eccolo. Ecco il telefono, raga. Ci sta, ci sta. Ti dirò che non so mai. Buoni. Cos'è, mi ricordano? I supplì che mi faceva nonna. Cioè, sono emozionanti. Dentro ragù, besciamella, mozzarella, pepe importante. Si sente parecchio. Io però, raga, sto aspettando la carbonara. Buoni supplì, sicuramente saranno buoni gli affettati. Ancora non li abbiamo fatto vedere, mo. Ragazzi, facciamo vedere fatti bene. Lo fa il telefono, Lu? Lo fa. Aspetta che c'è il muro bianco dietro, si vede poco il filo. Lo fa il telefono, ragazzi? Cioè, sono mondiali, ignorantissimi. E se non le mangi?
Sei matto. Sei matto. La massaggia di salumi? Com'è, roba seria? Pane è buonissimo. Salumi sarà che veniamo dalla parte di salumi, cioè noi siamo a Montefalco, ragazzi. A Montefalco. Abbiamo salumi top. Quindi su questo devo dire, magari sui salumi sicuramente è qualcosa di commerciale, qualcosa di. Va detto, netto, quello che va detto, va detto. Buoni, perché la mia che non sono buoni, però siamo abituati su una fascia livello più, più alta. Stando su a Montefalco è difficile che. Quando vai fuori trovi il posto. Dove... i salumi dopo rischi perché da bevi bene. Poi quando vai fuori non ti riesci mai a. Non va bene niente il vino, i salumi, i formaggi, non sta bene niente. Quindi... poi siamo cagazzi noi. Salamino, col panino. Trattoria bella spartana, quindi non va aspettate ovviamente il salame e il prosciutto tagliato a mano, però per 9 euro regà si può tranquillamente fare, insomma. Tra l'altro ho detto una cosa, pane buono, pane buono buono. Tu che sei un cagacazzi sul pane? Beh bravo, ecco, per dirlo io, perché lo sapete regà che sono cagacazzi sul pane. Il pane buono buono di oggi, freschissimo, un bellissimo pane tra l'altro. Buono, pane top, pane top. Esalta anche i salumi. Esalta i salumi ed è difficile accontentarmi col pane, quindi pane veramente top. Buono. Ripeto, io aspetto la carbonara. Pancetta tesa, avrebbe detto lo chef. Lardellino. Lardellino. Ciao chef. Tutti lo chiamano calice. In realtà questa, e io la prendo da sotto, ma facciamola alla buona. La bicchieretta. Questa è la bicchieretta. Alla salute. Santé. Dai con la carbonara che noi a Venezia siamo arrivati con Resentin. Chef, perdonalo. Purtroppo è così. Giuro che quando possiamo sostituirlo lo sostituiremo. Raga, è arrivata. Mo famo le cose serie. Allora, ti dico subito che dall'aspetto per i miei canoni la vedo un po' troppo limpida, però prima devo assaggiare. Pecorino regà che mi sembra pure abbastanza ignorante sto pecorino. Io abbondo perché a me piace abbondare col pecorino regà. Che poi se la vedi un po' liquida col pecorino sicuramente andrà a stringere. Sicuramente andrà a stringere un pochetto. Ma senti che profumo sto pecorino regà. Buono sto pecorino. Senti che roba. Una smucinatina, come direbbe il nostro caro Giorgione, che gli facciamo un grande saluto. Saluta Giorgio, che è il nostro fan da anni ormai, da tempo. Ciao a tutti! Ragazzi, promette benissimo. La parte più importante. No, l'assaggio. Cin. Ne devo fare un altro perché la devo capire bene. Però senti quando spigne sto pecorino. Bravo, stavo a dire la stessa cosa. Sto pecorino, regà, spigne è una veramente bomba. Tantissimo, è una bomba. Se devo trovare un aggettivo per sta carbonara è inaspettata. Inaspettata. Inaspettata perché regà, in un posto come questo, stiamo praticamente nel bel mezzo dell'Umbria, trovare una carbonara fatta in questa maniera non è scontato. Non è scontato. Aspetta Luca. Non me la dice... gallina che ha fatto le uova si chiama. Se ci fosse stato lo chef l'avrebbe saputo il nome della gallina. Ecco lo chef. Grazie. Chef, ti faccio vedere la carbonara. Attenzione. Non lo so, non lo so. Chef, come la vedi? Il primo impatto, come la vedi sta carbonara? Come lo vedo primo impatto? Poco cremina. Vedi. Troppo bianco non mi convince. Bravo, troppo liquida pure. Troppo liquida. Bravo, vedi, ho imparato un sacco di cose dallo chef allora. Però chef, al primo assaggio non era male, te lo dico, non era male, dai. Va bene ragazzi, forza Dai, forza e coraggio. Fai un salutone chef. Il pecorino è bello, bene, bello tosto. Si sente proprio, Pizza, sapidità, proprio spinto. A voi ragazzi, grazie. La meglio carbonara di Perugia, ragazzi. Trattoria? Romana Roma Antica. Romana Roma Antica, siamo, come esci dall'E45? Via Adriatica 142. Comodissimo. Due passi da superstrada, vi dovete fermare la carbonara, siete obbligati a fermarvi la carbonara. E se non venite qui a mangiare, voi siete matti. Io vi faccio solo vedere com'era sta carbonara.
io direi che era buona. Lorenzo, bravo, bravo, devo dire che oggi mi hai stupito. Punto a favore, questo l'ho detto, punto a favore, regà, sto pecorino che è romano, doc, ma doc veramente romano, romano, romano. Buono, buono, certo se non vi piace il pecorino, quello ecco, se c'era lo chef, questo se lo sarebbe tagliato con 4 etti di parmigiano, perché questo era pesantissimo quello per lo chef. Però per noi, sì, ma, oh, regà, c'è un problema. Lo sai che è? Che se non ci mangio il pane? Oh, allora, no, non mi fate fare brutte figure in giro, ma questo ci vede che non abbiamo finito la carbonara, che gli raccontiamo? Dai Lorenzo, su, su, in diretta la voglio vedere, la finisci. E mi ti fa pure la scarpetta, perché, regà, quando mangiate la carbonara, quando è finita la carbonara, la scarpetta è d'obbligo. Ma che devo dire a fa? Allora raga, la scarpetta in inglese, senza che andate a guardare su Google, adesso lo dice Lorenzo, lo dice la scarpetta in inglese, com'era? Dai dillo, se c'è il coraggio dillo. Scarpetta? This is a scarpetta. The little shoes. La piccola scarpa. Raga, vi chiedo una cortesia, non vi cancellate dal canale, purtroppo è così, ce l'abbiamo così, lo dobbiamo tenere così, e questo ciò. Se voi ne trovate un altro, io lo sostituisco, però purtroppo c'ho questo adesso. Abbiate pazienza. Comunque, cosa importante da dire, che non è scontato per niente, è la prima volta che veniamo qui, io mi sento a casa. Sì, però è uno di quei posti dove senti a casa, sembra che stai in famiglia, in relax. Abbiamo mangiato benissimo, però punto a favore, secondo me il servizio. Servizio ospitalità. Servizio ospitalità. Servizio ospitalità. I ragazzi bravissimi, le ragazze bravissime. Proprietario. Proprietario top, ormai di casa siamo amici. Proprietario siamo amici. Sentirsi a casa, non sentirsi non clienti, ma sentirsi ospiti. Non è scontato no. Quando vai in giro. Non è scontato. Assolutamente. Quindi questo assolutamente è un punto a favore e sicuramente torneremo qui al di là dei video, al di là di YouTube, ma torneremo perché è un posto come diceva Lorenzo, così che tu arrivi e ti senti a casa dopo 5 minuti. Non è per niente scontato, quindi considerato che pure la carbonara e pure i tutti erano buoni, regà. Mo faccio come lo chef, ragazzi. Se state sulla E45, all'uscita Ponte San Giovanni, uscite immediatamente, se ci avete fame, soprattutto se vi viene voglia di carbonara, uscite qui a Ponte San Giovanni, come uscite ve lo trovate proprio sulla destra, con poco, tra poco vi faccio gli scontrini, stavolta ve li facciamo vedere gli scontrini, ci siamo ripromessi di farvi vedere gli scontrini. Anche quelli vecchi. Anche quelli vecchi, adesso li raccogliamo tutti in macchina e pure quelli vecchi li portiamo, con poco mangiate. E state in famiglia, state bene, state tranquilli, uscite con la panza piena, ve l'assicura uno che mangia tantissimo, lo sapete insomma, no? Quindi top, venite a provarlo. Io vi voglio far vedere solo sta cosa vi voglio far vedere. È un quadro. Un quadro. Come dice Lorenzo, è un quadro. Regà, è stata dura. È stata molto, dura pure molto oggi. Dura. È stata dura pure oggi. Cecco, questo è un messaggio rivolto esclusivamente a Cecco, quindi mi sa che con noi c'è tanto lavoro da fare. Chiudo parentesi. E se non vai in quel posto, sei matto. Sei matto. Parliamo di cose serie. Il posto che mi hai portato era un gran posto. Non ci andrei mai per l'anniversario del matrimonio. No, allora, infatti va detta sta cosa. Allora, regà, facciamo un discorso fatto bene. Se voi state sulla E45, vi viene fame, volete spendere 20 euro, però roba casareccia, io direi che ve lo consiglio, ve lo straconsiglio, perché il posto è veramente oro. Perché poi, come abbiamo detto prima, il personale è gentilissimo, proprietario gentilissimo, posto dopo 5 minuti sembra che stai a casa. Accoglienza unica. Accoglienza unica. Quindi io ve lo straconsiglio. Oggi è stato bravo Lorenzo che mi ha fatto conoscere un posto veramente top. Parliamo delle cibarie. Lo scontrino, Lu. Regà, non lo famo apposta, Supra, giuro, non lo famo apposta. Lo scontrino, cioè, l'abbiamo detto prima, ricordiamoci lo scontrino. Vabbè, ma ce l'ha fatto? No, ce l'ha fatto cartaceo, l'ha strappato. Regà, comunque ho speso 50 euro in due. Mo, se ci credete, ve lo giuro. Però un giorno metteremo tutti gli scontrini, compreso questo. Torniamo, mangiamo. Un pacco di scontrini così li mettiamo tutti sul video. No, ci andiamo con Supra. Detto ciò, che se siamo scordati lo scontrino come al solito pure oggi, raga, vabbè, lasciatevi, tanto ormai ci conoscete quindi lo sapete, però fidatevi sulla parola, abbiamo speso 50 euro in due, che secondo me è un prezzo onestissimo. Salumi, supplì, due carbonare, una bottiglia di vino, acqua naturale, due caffè, amaro, 50 euro, cioè raga,
Oggi come oggi non ci mangiate nemmeno al McDonald's con 50 euro, spendete più forse. Un'altra parte l'avresti spesa a testa. Che poi va detto, noi perché abbiamo voluto prendere una bottiglia di vino? Perché se no, se prendiamo un quarto di vino... Avremmo speso 10 euro in meno. Avremmo speso 10 euro in meno, con 40 euro, 20 euro per uno, mangiavamo tranquilli, però scialavamo proprio come dicono da ste parti, top. E dobbiamo dire che è un posto che non sponsorizza sui social, quindi non troveremo le pubblicità su Instagram, Facebook, YouTube, eccetera, eccetera. Poco attivo sui social, diciamo. Però è attivissimo nel passaparola, perché chiunque ci ha detto vuoi mangiare la carbonara buona, vai lì. Lui è uno che va sulla sostanza, non sta a guardare i social, la pubblicità, lui va lì, mangi e mangi bene. Una cosa voglio dire però. Un punto a favore, oltre a tutti quelli che abbiamo detto, i Supplì, che non è facile, ci hanno fatto sentire a casa. È vero. I Supplì ci hanno fatto sentire a casa e non è facile. Ricordi di una volta. Ti ricordi di una volta, lui mi ha detto, sembrano quelli di nonna, i Supplì, ed è vero, sta cosa, la carbonara era buona, forse per i gusti miei personalissimi era un po' troppo liquida, però è un personalì, però era buona. Che pecorino! Il pecorino, madonna, allora il pecorino era qualcosa d'eccezione. Cioè, ancora lo sento. Io tornerei solo lì per pecorino. Mangiamolo ancora così, il pecorino proprio così, buonissimo, mondiale. Raga, mondiale. Se vi piace il pecorino, lì andate a botta sicura. È fortissimo, quindi se non siete amanti del pecorino troppo forte. Occhio perché è come. Occhio perché non abusatene perché è troppo forte. Come l'olio piccante del Giorgione. Esatto, esatto. Però per il resto, raga, veramente top, merita, ve lo consigliamo. Detto ciò, raga, da sto panorama io ve la lascio a Lorenzo che la chiude come al solito suo col panorama di, anzi oggi lo lascio da solo, me ne vado e lo lascio da solo a chiudere sto video, vai. Carbonara buonissima, personale veramente squisito. Ragazzi, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, mettete dei like, fate dei commenti e soprattutto indovinate chi è nato a Perugia.